Oh, comunque hai rotto il cazzo, continui a vincere ogni sfida. La caramella, la canna giocattolo. Adesso io ti frego in qualche modo. Vabbè, Giuseppe, è il mio lavoro difendermi. Hai preso un pesce da bambini con la canna da bambini? Adesso ti frego io, devi prendere un pesce da bambini ma con l'esca da Rocco Siffredi. Devo prendere un bass con questa? Sì, devi prendere un bass grosso come l'esca o al limite 1 o 2 centimetri in più, ma non di più, eh. Beh, il Riser Jack di Fisharov è un'esca incredibile, un'esca fighissima. Però questa sfida per me è impossibile. Non riuscirò mai a prendere un bass lungo come l'esca. Soprattutto adesso che inizio stagione. È impossibile. È impossibile. E stavolta col cazzo che vinci. Oggi la vedo dura, ma dura dura. Cioè, oggi sono venuto a provare a svangare questa sfida, ma è impossibile, lo so già. Vero che ogni tanto l'impossibile avviene, ma questa volta non sarà quella volta. La sfida di oggi consiste nel prendere un bass con una swim bait da big bass. Purtroppo il bass dovrà essere delle dimensioni dell'esca, della lunghezza dell'esca, o poco più, perché Giuseppe mi ha detto che mi abbuona 1 o 2 centimetri. Cercherò di prendere uno small bass con un'esca da big bass, cosa impossibile che non riuscirò a fare, ma sicuramente vincerò lo stesso perché mi divertirò. Anche se perdo, questa volta mi diverto. Lancio! C'è un po' di arietta, c'è un po' di arietta, questa arietta che è un po' freddina, potrebbe aiutarmi ma potrebbe anche bloccarmi il pesce, vediamo. Ho un'attrezzatura per prendere i pesci giganti, cioè prendo un pesce di 2 kg ma anche 3 kg non tira assolutamente. Poi generalmente tanti pesci quando li prendi con la swim bait, li prendi dritti, rimangono un po' così e vengono dritti a galla, manco tirano. Devo prendere un pesce lungo così, una spannettina. Cioè, devo prendere, non lo prendo, ma manco morto ce la faccio. Ma non so manco se prendo un pesce, ma se lo prendo sicuramente non lo prendo piccolo. C'ho qua un toro di canna, un mulinello che è fighissimo, ma quanto è grosso. Canna swim bait. Attrezzatura da swim bait, per pescare la swim bait i pesci adatti ad aggredire una swim bait. Io con la swim bait devo cercare di prendere una swim bait. Praticamente il rapporto è 1-1, possibile. Non ce la fa, non ce la fa. Andare piano perché oggi c'ho le Bella Bro, le scarpe Bella Bro, modello Bella Bro. Vediamo, vediamo. Olè. Fish alert, qui non sto vedendo pesci ma sto vedendo dei gran sassi, una bella sassaia. Questo può essere uno di quei posti che oggi mi salva il culo, perché io oggi ho intenzione di prendere dei pesci proprio sulle sassaie. Cioè, spero, se non mi ammazzo quando scendo, perché è tutto secco, non piove da 20 anni. L'ultima volta che ha piovuto ero minorenne. Vediamo se mi sale un black bass. Ho visto dei pesci di taglia simile insieme. Dei pesci di taglia simile insieme. Non ho ancora visto nessuna mammona gigante.
però vediamo. Oh, faccio l'ultimo lancio, dai, perché comunque le sassaie meritano attenzione, perché sono loro che mi possono regalare qualche gioia, visto che di gioia oggi, sportivamente parlando, a casa non ne porto. Dai, fai il tuo dovere, dai, fai il tuo dovere, dai, bella, fai il tuo dovere. Adesso faccio canestro. Almeno oggi ho vinto qualcosa. Ops. Ops. Quando uno è scemo, non è che si può fare altrimenti. Però ho fatto canestro. Dai, bus, porca... Oh, qua c'è una school di bus. C'è una scuola di bus. Gliene fotto un cazzo della mia swim bait. Non gliene frega un cazzo. Ho visto un bel bus, ma mi ha fatto un effetto così. Cosa vuol dire quando uno fa così? Non lo so, il bus mi ha fatto così. Vediamo qua, vedo un sacco di pesci in giro. Questa zona è veramente ricca di pesce. Li vedo frigidi, non hanno sex appeal. Cioè, dai ragazzi, un po' di libidine, dai, cosa devo fare? Dai, un po' di amore, dai, tirate fuori un po' di love. Dai. Sesso, droga e rock and roll. Giornata difficile. Però io devo dire la verità, che il piano B ce l'ho sempre, visto che non ha piovuto per mesi. Non si sa mai che comincia a piovere e si scatena un'inondazione, che io la mia arca ce l'ho. Mi metto qua, l'arca di Daniele c'è. Se non mi mozzica un cane che viene qua, io qua sono in banca. Può venire pure a piovere per una settimana. Il cane del malaugurio mi accompagna sempre comunque. Ce l'ho. L'ho preso. Dai che non è gigantesco. Magari... è un boccalone non tanto grande. Come faccio a prendere un bass più piccolo dell'esca? Vabbè, ve lo faccio vedere, almeno il gusto di pescare i boccaloni. Vabbè, lo rilascio. Cioè, lungo come l'esca. Come faccio a prendere un bass lungo come l'esca su eBay? Vai, bello. Sì, sono sempre felice perché non posso non avere il sorriso. Ho appena preso un bass a swim. Però perdo la sfida. Cioè, questa è una sfida al contrario. Cioè, tu sei contento perché prendi un pesce, magari anche grosso, ma sei triste perché perdi la sfida. È un sorriso amaro. E c'è questo vento qui, poi bastardo, che sicuramente non mi metterà in movimento i pesci piccoli. I pesci piccoli oggi non ne posso prendere perché è inizio stagione, fronte freddino, perché sono ancora in felpa e giacca, quindi i pesci piccoli non ho quasi opportunità e possibilità di prenderli. Però va bene, cosa devo fare? Mi farò una bella giornata di pesca in sconfitta. Adesso ci riprovo a prenderne uno lungo come l'esca, ma fidatevi che è impossibile. Oggi è impossibile. Lo so che non mi avevate ancora visto così demoralizzato e demotivato. Di solito sono carico a bomba, penso di farcela, ma non ce la posso fare. Come dice Ezio Greggio, non ce la fa. Lancio. Ce l'ho. Ho preso un bass. Un altro pesciotto preso a swim bait. Un altro bel bass preso con la swim bait, sempre più grosso della esca. Io vorrei prenderne uno piccolino, ma è impossibile, lo rilascio.
lo rilascio qua sul sassettino. Tu dirai, sei contento di prendere dei bei bass? Sì, mi morde il dito. Ma lo devo prendere piccolo. Vai, bello. E vai. C'è sto filo. Ecco, una cosa importante è non lasciate i fili in giro. Non lasciate i fili in giro. Perché se si girano addosso alle zampe degli animali, li uccidete. Perché non si fa e perché siamo nel 2022 e non si può essere incivili nel 2022. Comunque io sto perdendo, comunque io sto perdendo, comunque io perdo, comunque io perdo, comunque io ho già perso. Continuate a guardare il suo video della sconfitta di Daniele. Ce l'ho. Qua sento il peso. Io che cerco di prendere i pesci piccoli, questo è grosso. Purtroppo non è più piccolo dell'esca. Tra l'altro l'ho cucito, non tirava un granché perché l'ho cucito, guarda la testa da sopra, l'ho cucito, però dai, un bel big bass, che tu dici, un bel big bass, sei contento? Ma va. Beh, questa sfida l'ho persa ed era scontato. La cosa buona è che mi rimane il riser jack, che me lo tengo e col cazzo che glielo ridò a Giuse.